Racconto vuole essere quello dei sentimenti che si incontrano crescendo insieme, scoprendosi, conoscendosi, allontanandosi, incontrandosi, come accade nella vita. È stato molto molto interessante perché mi piace molto lo studio delle possibilità del corpo. Perché? Perché è universale, come la storia che stiamo raccontando. Quindi ci sono due cose universali: il codice che si usa, per questo è alla portata di tutto il mondo, e la storia che si racconta, che è la storia di tutti, inevitabile, dello sviluppo della vita, diciamo, riassumendo in due parole, sviluppo della vita. Dalla nascita alla perdita. Questi vengono da una tradizione giapponese, la tradizione del Murako, loro si chiamano Ninkyo, in realtà il manichino, la marionetta. Sono fatti con 30 metri di stoffa. Abbiamo iniziato a lavorare all'inizio con tutti questi stracci, quindi abbiamo provato a costruirli. All'inizio eravamo anche un po' nel panico perché ci voleva tantissimo tempo a farne uno, mentre adesso in scena riusciamo in tre a costruirne uno nell'arco di un paio di minuti neanche. Noi ci mettiamo dentro tante cose anche molto personali, quindi la ricerca dello straccio bianco per me è attingere anche ad una memoria tattile e concreta, ne so, della bambolina che mi costruiva mio padre con il tovagliolo a pranzo, oppure i centrini di mia nonna bianchi, quindi è tutta una serie di materiale che in qualche modo poi mi compongono una zona della memoria. Il tutto chiaramente in una dimensione in cui il corpo è sostanzialmente quello che gestisce il mistero che c'è dietro questa dimensione qua, no? Perché chi può permettersi di raccontare in modo didascalico lo sviluppo dei sentimenti? Credo nessuno.